carità, anima della missione. Per dare risposta e impulso alla domanda della Chiesa sulla sua missione evangelizzatrice, il Papa è andato al cuore direttamente. L'amore che Dio nutre per ogni persona costituisce il cuore dell'esperienza e dell'annunzio del Vangelo. E quanti l'accolgono ne diventano a loro volta testimoni. E Gesù è il volto dell'amore di Dio per noi. Di Lui, il crocifisso risorto, gli apostoli per primi furono testimoni e annunciatori. Dopo di loro, la Chiesa continua questa stessa missione. Cosa succede quando incontri il crocifisso risorto? Ti si cambia la vita. E da morta e senza senso, diventa significativa e risorta, capace di segni nuovi, di speranza e di futuro. Questo testimoniano le storie di missione vicine e lontane. Nelle immagini, nei volti e nei racconti, ancora una volta si riproduce lo stupore di chi, raggiunto dall'amore, si lascia abbracciare e cambiare dal di dentro. Dopo la missione, viene la proclamazione della fede, la prima espressione di fede. Noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore. Mi chiamo Mem, ero monaco buddista. La mia vicina di casa riceveva sempre le visite di una missionaria cattolica. Queste visite della missionaria mi incuriosivano. Erano i più poveri del quartiere, non avevano niente, non erano gente importante. Cosa c'era di così tanto interessante da tornare tutte le settimane? Ho chiesto alla mia vicina cosa ci andasse a fare quella missionaria a casa sua. Lei mi ha risposto che andava a trovare il suo figlio handicappato. Si interessava della sua salute. Spesso arrivava soltanto con un sorriso, una carezza. Diceva una parola di speranza che portava serenità in tutta la casa. È stato così che ho voluto conoscere la Chiesa Cattolica. I missionari. Lavoro trasportando sementi dai grossisti ai contadini. E poi faccio catechismo con i ragazzi, perché voglio far conoscere i valori del Vangelo. Voglio dire a tutti quello che ho scoperto, che c'è qualcuno che ti vuole bene, che ti ama, che non sei solo con te stesso, con le tue azioni.